Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore del Win64 Fortnite Client. E ovviamente per risolvere questo problema, sì, andiamo un attimo nella libreria di Epic Games e andiamo un attimo sui tre puntini dove sta Fortnite. Vai su Gestisci, vai nella cartella di installazione, vai su Fortnite Game Binaries Win64. Ed eccolo qua, su Easy Anti Cheat trattino basso camo. In questo caso, se tu clicchi su Easy Anti Cheat, lo esegui come amministratore e fai una riparazione. Una volta fatto, fai di nuovo disinstalla, e poi fai installa e poi fai la riparazione. Ok, e facciamo finisci. Una volta fatto, torniamo un attimo indietro a trovare la cartella Easy Anti Cheat, proprio la cartella Easy Anti-cheat in generale, e vai a cancellare questa cartella. Una volta cancellata, torni indietro, vai su Binaries e cancella la cartella Binaries. Una volta fatto, chiudi qua, chiudi Epic Games, apri Epic Games, vai nella libreria. Qui c'è Fortnite, ti dirà sicuramente ripara il gioco e non ti dirà di fare tipo un aggiornamento, ma dirà direttamente ripara. Quindi andiamo sui tre puntini e fai direttamente gestisci e fai la verifica. Facendo la verifica riparerai così anche Fortnite. Poi, una volta completata questa verifica, non ci resta che vedere se il gioco funziona. E ora non ci resta che avviare Fortnite e vedere se funziona. Quindi facciamo avvia. In esecuzione. Sperando che si avvii anche l'Easy Anti-Cheat, quindi inizializzando come fa sempre, inizializzazione in corso. Ed eccolo qua. Io ovviamente sul PC ho sempre tutto aggiornato. Mai nessun problema, però oggi ho riscontrato questo errore. Ho risolto cancellando la cartella e facendo anche la riparazione su Fortnite. Quindi, se hai problemi, commenta. A me il gioco funziona perfettamente. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere l'errore del Win64 client di Fortnite, iscriviti, lascia like e noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!